Gentili telespettatori, buona giornata. Anche oggi vi racconto una chicca italiana per farvi capire il livello del paese. Rai. In Rai viene assunto da chi? Ovviamente oggi la Rai è sotto il controllo, la gestione, il coordinamento del governo. La legge dice che chi arriva al governo ha il diritto dovere di mettere le proprie persone. E così il governo ha messo le sue persone. Va benissimo, è la legge. Però poi arriva la notizia, dopo i video tirati fuori da Fanpage, di cui abbiamo parlato in questi giorni, arriva anche la notizia che tra le assunzioni in Rai risulta anche un DJ di Casa Pound. Casa Pound è estrema destra. Voi direte, qual è la notizia? Anche Fratelli d'Italia e estrema destra assumono persone che la pensano nello stesso modo. Sì, certo, però la narrazione dei famosi conservatori che non hanno nulla a che fare con i nostalgismi, insomma, diciamo che in questi giorni la narrazione dei conservatori cede il passo a quella dell'estrema destra, degli estremisti di destra. Adesso viene attivato l'audit interno, perché le opposizioni e i sindacati dicono: come? Assumete in Rai un DJ di Casa Pound? Ma qualcuno, come vi dicevo prima, non si stupisce, dice: insomma, estrema destra che assume estrema destra, qual è la novità? Agli elettori comunque non interessa nulla. Dal sondaggio che io vi ho fatto sul canale, voi avete risposto, nella stragrandissima maggioranza, che comunque sia, che Fratelli d'Italia siano patrioti, estremisti o conservatori, non frega niente a nessuno, nel senso che gli elettori di Fratelli d'Italia votano Giorgia e oltre Giorgia non gliene frega assolutamente niente. Qualsiasi cosa succeda nel partito, si vota per il leader, non si vota per il partito, quindi si vota per il capo carismatico, la Meloni. Qualsiasi cosa succeda nel partito, si vota per la Meloni, un po' come a sinistra. Qualsiasi cosa succeda, si vota per il PD, in questo caso, non per il capo. Quindi c'è una differenza. A destra si vota per il capo e non per il partito. A sinistra si vota per il partito e non per il capo. Quindi a sinistra votano per il PD e non per la Schlein, perché dicono la Schlein è lì momentaneamente, fra un po' andrà via e arriverà qualcun altro. Bonelli di AVS annuncia per l'assunzione del DJ di Casa Pound. Viene da ridere solo a raccontarle queste cose, no? Bonelli annuncia un'interrogazione in vigilanza Rai. E Di Trapani, presidente, dice della FNSI, si torni a metodi da vecchia politica. Ci sono due recenti assunzioni. Allora, una delle quali riguarda Ferdinando Colloca. Quindi è stato collocato Ferdinando Colloca, esponente di Casa Pound di Ostia, già candidato alle regionali, finito in un'inchiesta per affari con il clan Spada, che si dice comandi ad Ostia. Mentre la seconda assunzione è legata all'amministratore delegato Roberto Sergio. L'accusa che oggi arriva di nuovo al governo è quella di familismo, no? Da famiglia, familismo, insomma, sono dei termini relativamente nuovi, familismo.
Una volta si diceva nepotismo, oggi si dice familismo e ho sentito dire anche amichismo. Assumono gli amici amichismo, assumono i familiari familismo, assumono amici e amici degli amici nepotismo, no? Va bene. C'è stata una selezione nel maggio scorso per la ricerca di 6 programmisti multimediali per la direzione radio. Andato deserto, non si è presentato nessuno. L'azienda si è affidata ad Adecco. Adecco è quell'agenzia che ricerca profili medio-bassi. Allora, oggi magari Adecco si è specializzata, io da che ricordo quando cercavo lavoro qualche tempo fa, ricordo appunto che questa Adecco ricercava profili di lavoro con professionalità medio-bassa. Oggi magari ricerca profili medio-alti, quindi come oggi Adecco non lo so più, sinceramente, perché è da molti anni che non cerco più lavoro, per fortuna. E così si erano affidati ad Adecco tra le proteste dei sindacati, che avrebbero preferito una selezione interna. Ma Adecco ha emesso un bando rivolto anche all'interno e ha delineato una rosa dei candidati sottoposta alla direzione. A questo punto, tra i vincitori è spuntato il nome di Ferdinando Colloca, body painter e DJ, che però insieme a un altro dei selezionati è stato mandato da pochi giorni alla direzione Daytime di Angelo Mellone, il quale però nega responsabilità nella scelta. Colloca risulta lavorare in Rai dal 2022, prima dell'insediamento del nuovo CDA, così come il fratello Salvatore in Rai dal 2018, mentre il terzo fratello Gaetano in Rai dal 2005. Ultimamente ha lavorato di qua e di là. Bene. La seconda assunzione finita nel mirino è quella di Matteo Tarquini, del cui padre Giovanni, l'amministratore delegato Roberto Sergio, è stato testimone di nozze. Ai 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 ai, eccoci qua. Allora, viene assunto una persona il cui padre è stato il testimone di nozze dell'amministratore delegato della RAI. Caspita, quante coincidenze che ci sono al mondo. È una pura coincidenza? Insomma, difficile pensare alle coincidenze. O se sono coincidenze, sono veramente delle coincidenze incredibili. A questo punto possiamo dire che sulle nuove assunzioni, rispetto alle quali l'amministratore delegato non ha voce in capitolo, Sergio ha attivato un audit interno a tutela dell'azienda, ma le opposizioni vogliono vederci chiaro. È chiaro sto fatto? A me è chiarissimo, non so a voi. Arrivederci a tutti e grazie.